parola, di passare la parola a Dario Argento, che è un pochino il papà spirituale di Alda, che con il suo utilizzo della soggettiva nel cinema ha ispirato la scrittura di Alda e non solo, anche di tutto il gruppo Neo-Noir, dove, insomma, tu hai, con il quale hai collaborato. E quindi ecco, di chiedergli una riflessione sullo stile letterario di Alda. Ma io lo conosco, come dici te, dall'inizio, proprio, da quando è arrivata per la prima volta a Roma, già dai suoi primi racconti, poi i romanzi, interesse per il cinema, una grande determinazione c'ha Alda, c'ha una calma, sembra tutta così calma, così placida, però è molto determinata, ha sempre perseguito l'idea di un racconto, di un mondo che ha presentato in tutti i suoi scritti, nei suoi racconti. Beh, ha fatto una marea di roba molto interessante, quindi, però a me mi interesserebbe molto sapere da lei, da Alda, tutta la sua militanza in questo neo-noir, che cosa significa, cosa vuol dire questo movimento in cui lei fa parte, che è poco conosciuto però molto interessante, molto vivo a Roma specialmente, poi quelli, ci sono la scuola bolognese, poi ce ne sono tanti altri, in modo quella romana è molto interessante. Ce lo racconti tu, che sei uno dei... È un, diciamo, un movimento non movimento, nel senso che comunque era un gruppo di scrittori che si prefiggeva di vedere il male con gli occhi dell'assassino, cioè di esaminare il punto di vista dell'assassino e non solo delle vittime, e si rifaceva proprio a Dario Argento proprio per questo motivo, perché Dario Argento è stato il primo autore a usare la soggettiva dell'assassino, quindi a far vedere tutto quello che succedeva con gli occhi dell'assassino, e questo è importante perché comporta proprio tutto un altro modo di vedere il cinema e di immedesimarsi anche da parte dello spettatore, che per la prima volta si sente come se fosse lui l'assassino, quindi era quello, diciamo, la cosa più pregnante del neo-noir e anche della tua arte, ed era per quello che era così fondamentalmente ispirato a te questo movimento. Che cosa fa adesso? Che ne è? Realizza antologie, raccolte di racconti, ha uno spazio suo su una rivista che si chiama Il Foglio Letterario, e quindi sì, continua, diciamo, a pungolare i lettori in un modo diverso rispetto a quello che è la letteratura ufficiale italiana, che è sempre piuttosto così, un po' imbalsamata, ecco. Comunque, tornando all'utilizzo della soggettiva, quindi all'immedesimazione dello spettatore con l'assassino, però vedo una differenza tra il tuo stile nel cinema e il suo stile nella letteratura. Vale a dire, tu alla fine dei tuoi film sveli chi è l'assassino, e poi, cosa ancora più importante, il protagonista del racconto, se vogliamo fare una distinzione, è il buono, che alla fine vince e l'assassino, tra virgolette, viene punito e muore, o insomma, dipende dal film ovviamente. Invece Alda, innanzitutto fa sì che il protagonista è il cattivo, è l'assassino. Narri proprio in questo, forse in questo caso in te si può parlare di soggettiva, che ovviamente il soggettiva spesso si usa nel cinema come termine per indicare appunto quando la cinepresa fa vedere con gli occhi di un determinato personaggio. Invece tu no, tu fai sì che l'io narrante coincida con la mente, diciamo, ecco, del cattivo, e alla fine dei tuoi racconti il cattivo vince spesso, non muore perlomeno, rimane e continua in azione. Volevo un commento. Beh, diciamo che quelli, i miei personaggi, anche questi di Le Radici del Male, e i cattivi, gli assassini, comunque, a parte che è sempre molto fragile la differenza tra il buono e il cattivo, perché per esempio qui c'è un ispettore di polizia che dovrebbe essere una figura positiva, invece poi scopri che è addirittura più marcio degli altri protagonisti, insomma, quindi voglio dire, non sempre il cattivo è così, questa è un'altra cosa che devo a Dario, cioè il fatto che non ci sono queste figure così spesse
così tagliate con l'accetta come c'erano invece in altri film di altri registi, Dario per la prima volta ti dà quest'idea che un po' tutti sono colpevoli, un po' tutti sono innocenti, infatti se vedi anche, ecco, per esempio l'esempio più eclatante, non voglio farlo solo perché lo fanno sempre tutti, però magari è quello più popolare, quello di Profondo Rosso, dove tu appunto hai mille possibilità di pensare che è l'uno o l'altro l'assassino, proprio perché tutti si comportano in maniera sospetta e nessuno ha la coscienza pulita, quindi quello era importante. Anche qui nei miei personaggi ci sono questi finali aperti dove non solo non sai mai chi è veramente quello a cui imputare tutto il male, eccetera, però non sai nemmeno cosa succederà dopo, quindi io non è che dico, a parte che dobbiamo fare attenzione perché una cosa è parlare della realtà, una cosa è parlare dei romanzi, quindi non mi sento francamente di sentirmi colpevole quando mi dicono ah, lei lascia andare l'assassino e rimane impunito, nel senso che i miei assassini poverini non hanno fatto nulla, non hanno fatto veramente del male, non hanno versato sangue, però ecco, invece nel cinema secondo me è importante anche Dario, per esempio, che comunque li punisce gli assassini, ma semplicemente perché lo spettatore vedendolo il sangue lo ritiene molto più reale che non un libro, cioè voglio dire, lì veramente c'è proprio l'idea che quello ha ammazzato sul serio quella persona, che l'hai vista morire, quindi è tutto un altro meccanismo. Io scrivendo posso, diciamo così, sono un po' più impunita, ecco, però proprio c'è questo discorso che mi piace che i miei assassini possano anche, si possa anche pensare che la fanno franca, perché comunque mi piace anche sovvertire le regole, mi piace provocare, mi piace spaccare quella che è la convenzione. Sì, io volevo anche chiedere un altro aspetto che fino adesso nessuno ha detto dei tuoi scritti, e la sessualità. Vorrei che mi raccontassi un pochino per come percorre tutti i racconti, i romanzi, ed è piuttosto importante la sessualità nei tuoi romanzi. Certo, è importantissima perché a me piace stupire, come dicevo prima, mi piace rompere le convenzioni e mi piace molto fare emozionare i miei lettori, è una cosa che io pretendo dal mio lettore, proprio quella che si emozioni, che viva delle cose insieme a me, e quindi usare questo binomio dell'eros e della morte in contemporanea mi sembrava la forma migliore per emozionare il più possibile quelli che sono i miei lettori, per cui sì, chiaramente è naturale che la uso anche piuttosto ben non solo accennata, insomma è ben evidente, ecco, tutto qui. Beh, anche poi spesso nei tuoi racconti, anche nelle definizioni che ne dai, parli di fisicità, cioè dici sempre che ti piace descrivere gli odori, i sapori, comunque sensazioni, quindi questo vuoi confermare forse? Sì, sì, sicuramente, cioè questo fatto che vorrei che comunque il lettore si calasse completamente dentro i miei scritti, proprio per quello che voglio che senta, quello che io gli descrivo, che lo senta con tutto il suo corpo e non solamente. Avevo teorizzato così, una teoria molto, molto accennata, nel senso che non essendo voi così molto presente sul mercato editoriale, perché ho sempre pubblicato con degli editori piccoli, quindi non ci sono i mucchi dei libri, dei miei libri nelle librerie, nessun Silvio che mi impone ai lettori, allora chiaramente non è che posso fare un granché, però avevo accennato questa teoria che è quella della scrittura dei chakra, cioè che la mia scrittura deve colpire quelli che sono i chakra, anche non so se voi conoscete le teorie orientali, però praticamente il corpo ha dei punti di energia, dei punti di forza, e sono quelli che io vorrei cercare, dove vorrei cercare di arrivare con la mia scrittura, e in quella direzione che sto procedendo. Io credo che un altro elemento che accomuna il cinema di Dario Argento alla scrittura di Alda Teodorani è l'utilizzo del dettaglio, che anche qui spesso è un termine che si usa nel cinema. E se è vero che nei tuoi film insomma, ci sono tantissimi dettagli di oggetti, di cose, anche nell'Alda Teodorani, perché spesso
nei suoi libri, che sono brevi, sono dei libri con pochissime descrizioni, ogni tanto ci si fissa su un concetto, su un oggetto più che altro, che si carica e sembra che acquisisce sempre significati nuovi, ad esempio l'acquario in Le radici del male. E le piante che sono nell'acquario. E questo ad esempio cosa rappresenta per te e per la storia? Beh, mettere un dettaglio che sia in qualche modo relazionabile con il protagonista, per me era come dargli un punto di contatto con quello che è il lettore, cioè dare al lettore dei dettagli attraverso cui possa umanizzare il protagonista. Siccome a me personalmente non piace descrivere fisicamente i protagonisti, cosa che molti invece molti autori fanno, uso quello che loro hanno intorno e gli oggetti che loro usano per fare in modo che il lettore abbia una conoscenza in qualche modo maggiore di quello che è il protagonista. Tutto qui, è per quello che uso questi dettagli, non so Dario. Sì, sì, penso che anche se io adesso non vorrei dire, però i tuoi romanzi, i miei film hanno delle cose in comune, ma hanno molte differenze sostanziali. Tu c'hai un tuo stile, appunto io ho voluto anche parlare della sessualità che è fondamentale, anche negli ultimissimi racconti che hai fatto. Questa ambiguità che c'hai, no, te proprio non è ambiguità, cioè tu vai dritta e racconti la storia della persona crudele, quello lì è la tua, molto dritta per la tua strada, io invece sono più ambiguo. Ad esempio c'è un film che ho fatto che è La sindrome di Stendhal, dove appunto c'è un grande discorso sulla persona cattiva, crudele, chi è, come non è, poi si scopre che è anche la poliziotta che è così dolce, che è così malata, e infatti alla fine ho fatto una scena come riprendendomi da un quadro del Rinascimentale, una Pietà, trasporto di questa ragazza fino a lei piangente, che poi sarebbe invece una persona crudelissima, ha ucciso due o tre persone. Però per dire che anche io nei miei film c'è questa ambiguità, però in te c'è meno ambiguità, secondo me sei più, vai molto più diretta a raccontare queste storie, un po' ad esempio, un po' per dire, un po' Henry The Portrait o The Serial Killer, penso che il film, come si chiamava in italiano? Harry Pioggia di Sangue. Penso che quello era un film che ti si addiceva molto, anche sia perché è il punto di vista della persona crudele e sia perché c'è una totale amoralità dei personaggi, che tra l'altro il povero, peraltro bravissimo regista Norton, che è una persona che ho conosciuto, una persona molto per bene, anche stato molto perseguitato, infatti è arrivato tardi al cinema, e lui invece fu preso molto di mira da un film di Nanni Moretti, dove ma in modo proprio furibondo, come fosse un mezzo criminale. Lui, siccome l'ho conosciuto qua al Festival di Vienna, era veramente colpito da questa cosa, dice non mi era mai successo, anzi di solito mi dicono che io mi batto per un cinema diverso, e invece qui sono stato accusato di essere una specie di criminale, ma cosa ho fatto di male? Però tu praticamente sei, adesso Moretti ti accuserà anche a te, perché anche tu sei un po' criminale. Magari mi accusasse Moretti, mi fa un po' di pubblicità. No, a parte gli scherzi, sì, sono una criminale anche io, nel senso che non ho queste barriere attraverso cui nascondere quello che è il sangue e la violenza, non ho, come posso dire, non ho mezze misure, insomma, sì, infatti è vero. Poi credo che un'altra differenza sia che nel cinema c'è il problema della censura, per esempio, quindi tu non puoi mostrare più di tanto, lei nella letteratura comunque può spingersi più, anche se poi hai problemi con gli editori, no? Perché non puoi pubblicare con grandi case, perché essendo troppo violento quello che scrivi, troppo sangue, troppo sesso, pure a te crea dei problemi questo. No, sicuramente, cioè io veramente posso scrivere quello che mi pare,
però poi trovare qualcuno che mi pubblica è una fatica, cioè un grande addiction sa veramente un grande merito, perché pubblicare un libro di questo tipo, nonostante siano passati praticamente 12 anni, non è facile. E, mi hanno detto che sono efferata, mi hanno detto che... mi hanno detto di tutto, come se fossi io. Cioè, magari le cose che scrivo possono essere efferate quanto vuoi, però sei efferata. Insomma, sinceramente non è che... Però sì, c'è questo... Nonostante siamo nel dopo Cannibali, cioè dopo la raccolta Gioventù Cannibale, che sembrava che avesse fatto un po' di onore all'horror, alle crudità, diciamo così, siamo veramente un po' ancora un po' in arretrato con questi discorsi, però insomma io continuo per la mia strada e credo che vada bene così, cioè ci vuole anche una voce combattente dall'altra parte, non solamente quella sempre ufficiale. Io direi di passare la parola all'editore un attimo. Sì, io in realtà sono qui per dire che i libri sono in vendita, il mio unico motivo, avete visto, mi hanno anche messo defilato. Ma volevo dire che è buffo, perché la prima volta che ho letto un libro della Teodorani, ora Alda so che mi guarderà con odio, mi ha dato fastidio, ma proprio fastidio epidermico, fisico. E alla fine era come una piccola vocetta che tornava, che la violenza, in realtà i libri di Alda sono inutili come la violenza, quindi fanno pensare. In realtà descrivono la violenza inutile, i libri di Alda sono necessari, veramente necessari. Voi avete parlato di un film, a me era venuto in mente Il cameraman e l'assassino, un film dove io sono uscito e non ho parlato per 2 ore. È uno che riprende totalmente amoralmente, cioè alfa privativo, un assassino finché non viene ucciso lui stesso, e l'ultima scena è questa telecamera che inquadra il cielo. Ecco, in Alda non c'è neanche la telecamera che inquadra il cielo, proprio andiamo dritti fino a che non moriamo insieme al protagonista, alle vittime del protagonista. La cosa triste, io questo libro l'ho letto ben prima di pubblicarlo, lo lessi in una edizione della Granata Press, sebbene l'ho un po' rivisto. La cosa triste è che la realtà ci sta superando e forse ci fossero stati più libri così, più libri di denuncia, più oggetti che riescano a far pensare, o perlomeno porsi le domande, probabilmente pensare un po' troppo avanti. Ecco, forse non saremmo a questo punto. Se ben ricordo, da Giù nel delirio, che è la prima parte di Le radici del male, Michele Soavi doveva trarre un film. Se puoi raccontarlo. Va bene, abbiamo parlato, poi Michele è una persona che ha sempre molti dubbi, credo che sia un suo modo di non fare cinema, anzi più che di farlo. Comunque, quindi l'ho sentito 1000 volte innamorarsi di un sacco di progetti e poi di lasciarli andare così senza mai veramente trovare quello che era nelle sue corde. Gli piaceva, però il libro è molto delirante, scusate se mi appiglio al nome, non è elegante, lo so, però è un libro che credo che sia molto difficile, se non impossibile, trasporre sullo schermo, perché è tutto fatto di incubi e dei deliri appunto di questo protagonista, che è un tossicomane, che prende un sacco di pillole, per cui veramente credo che sarebbe un'impresa molto, molto difficile, per cui non ce l'ha proprio fatta a vedere come poteva portarlo avanti. Gli piaceva tanto, ma non ci è riuscito. No, non ce l'ha. No, Don poverino è stato così maltrattato che ha cambiato genere, fa commedie. Cioè, per dire che non... sesso di affidamento. Sì. Sì, io sì, però ogni modo considero da un punto di vista la libertà che ha la letteratura, io la invidio moltissimo, perché quando fai dei film commerciali, film che costano dei soldi, che ci sono dei industriali che ci mettono il denaro, sei sottoposto a delle pressioni veramente incredibili. Che arrivano persino a farti autocensurare te stesso, i tuoi pensieri. Invece la libertà che ha Alda, che si stende sul letto e pensa,
e poi scrive veramente, può raccontare in realtà tutto quello che gli viene in mente. Io questa libertà, dico sinceramente, non ce l'ho, perché quando poi mi presento con un progetto che sia, che abbia delle parti troppo forti, mi danno un sacco di pacche sulle spalle, dico ah bello, mi è piaciuto, bravo, bravo, molto bello, molto bello, molto bello, ma non c'è bisogno di raccontare così quelle cose, non c'è bisogno. Guarda, guarda, è uguale, anzi, io penso che il tuo pubblico ha, ultimamente me l'hanno detto, il tuo pubblico sarà più contento se tu fai un film più tranquillo, un pochino più. Guarda, guarda, te lo assicuro che lo fai, non lo dico per. Ma per il tuo pubblico, capito? Allora, così paccandomi sempre così, come dicendo, ma io ti voglio bene, te lo dico per te, caro, mica per me, mica per me. Ecco, io sono stato molto sottoposto a censure, tagli in Italia, nel mondo, è stato un disastro per me, questa della censura, questa della mancanza di libertà di raccontare. Una dei miei grandi cruci del mio lavoro, per cui dovunque vado io girando per il mondo, in qualunque paese capito, la versione che io vedo del mio film è diversa da quell'altro, dal paese vicino. La Spagna è diversa dalla versione francese, in Francia è diversa, in Germania è diversa ancora, perché in Germania la censura è molto più crudele, altro che i romanzi di Alda, la censura è crudelissima in Germania. E non so, ad esempio la censura in Scandinavia è abbastanza forte, in alcuni paesi come la Finlandia i miei film non sono mai stati proiettati e gli stessi videocassette sono importate di straforo, cioè sono una specie di come se andassero a comprarsi le canne le persone, invece si vanno a comprare le mie cassette, i miei film che in Svezia sono diffuse, si vendono, quindi al di là del confine, pochi chilometri si vendono. E quindi so che questa è stata una cosa che mi ha molto, cioè, molto angustiato, devo dire, la mia vita. Adesso io sono stato recentemente, non recentissimamente, tempo fa, al festival di Gerusalemme, Gerusalemme Film Festival, dove c'è gente da tutto il mondo, un festival molto bello, molto ricco, anche di etnograficamente parlando, c'è cioè una possibilità di vedere film che nei nostri festival non si vedono mai, molto interessanti. Però ho notato una cosa, che i miei film anche lì sono vietati, soltanto recentemente hanno aperto le cassette. E quindi il pubblico, giovane così, era la prima volta che mi capitava, non sapeva quasi niente dei miei film, cioè non l'avevano mai visti. E infatti quando feci una conferenza tipo questa e cominciai a parlare, pensando di parlare alle persone che invece loro mi chiedevano a me che cosa avevo fatto, come erano i miei film, cosa volevo raccontare, perché avevano visto solamente l'ultimo, cioè Non ho sonno, e gli era piaciuto molto quel film, però non sapevo, dice, ma che altri film hai fatto? Insomma, per dire che ci sono paesi invece che sono per me una specie di paradiso, veramente celestiali, che sono come il Giappone, ad esempio. Nel Giappone non c'è censura, il Giappone tutto fa, cioè si vede tutto, fai tutto, scrivi tutto e poi dopo il pubblico che ti censura se non gli piace o se fai una cagata, scusate la parola. E lì però è bellissimo, per cui ad esempio in America, dove le mie cassette, i miei film sono abbastanza tagliati, importano le cassette e i DVD dal Giappone, così ce le hanno intatte perché sono parlate in lingua originale. C'è ogni tanto un disturbino di quei sottotitoli in giapponese, vabbè, ma quello non è grave, non si guarda. Io volevo chiedere invece ad Alda di cominciare a parlare un pochino del libro proprio, che è diviso in tre parti, che è Giù nel delirio, Soluzione finale, che è L'ultimo specchio di sangue. Sì. Non so che dire. Dunque, Giù nel delirio è la storia di un fotografo e dei suoi, appunto, come dicevo prima, del suo delirio, nel senso che comunque è un fotografo che ritrae delle torture, è un fotografo di torture. Quindi c'è la descrizione di tutto questo che lui fotografa e di tutte queste scene, e si innamora appunto di una pittrice
che casualmente ha le stesse sue tematiche, ed è proprio questo comune amore per questa violenza che pervade un po' tutto il romanzo che li porta in questo, a questo legame che è anche un po' folle, insomma, un po' già perdente dal principio. Nel secondo, diciamo, grosso capitolo, nel secondo romanzo, se vuoi, che è Specchi di sangue, è la storia di un serial killer. Quindi seguiamo questo serial killer appunto con gli occhi del serial killer, non del... il lato investigativo proprio qui manca totalmente, cioè ci sono solo le azioni di questo assassino. E la terza parte invece è quella dedicata, riprende la prima parte. Anche nella seconda c'è presente comunque la pittrice degli incubi che abbiamo visto nella prima, nel primo romanzo, e nella terza parte, nel terzo romanzo, torna la pittrice, torna il fotografo, ma noi non lo vediamo, ne sentiamo solamente parlare, e soprattutto torna, la parte investigativa con un ispettore che dovrebbe investigare su quello che succede anche nella seconda parte, ma che in realtà è ancora peggio nelle sue pretese di santità, nel voler a tutti i costi sanare questo male dal mondo, è ancora peggiore dello stesso assassino, quindi siamo proprio in una specie di bolgia infernale. E per me questo libro è stato importante perché volevo veramente analizzare tutti gli aspetti del male, quindi è stata una sfida con me stessa, è stato un lavoro, ed è per questo anche che è così duro e così d'impatto. Tutto qui. Un'altra cosa, nei tuoi libri spesso ci sono molti elementi autobiografici, e addirittura nelle Radici del male c'è, cioè, la figura della pittrice degli incubi. Lei, proprio la descrizione fisica, corrisponde a te, questi capelli lunghissimi, rossi, ora vabbè, oggi ci li hai neri, quindi, però in verità rossi. E quindi ecco, ci sono molti elementi che rimandano a te, alla tua persona. E poi nei tuoi libri successivi, perché questo è il primo, appunto, abbiamo detto, specialmente nell'ultimo, che è Organi, addirittura tu diventi la protagonista del libro, la protagonista della storia, cioè Alda Teodorani, la scrittrice e l'assassina. Sì, in Organi, il mio ultimo libro, è appunto il penultimo ormai, è stato scalzato, ed è appunto la storia di questa scrittrice che si chiama Alda Teodorani e che decide di costruirsi un uomo ideale prendendo pezzi da tutti i suoi amanti, cioè convinta che l'uomo ideale non esista, prende il pezzo migliore da ogni uomo che incontra per costruire una sorta di uomo perfetto. Quando l'ho scritto mi sembrava una gran idea, poi ho parlato di questo con varie mie amiche, mi hanno detto tutte: guarda che è il sogno di ogni donna. Quindi Frankenstein l'ha scritto una donna. Come? Frankenstein l'ha scritto, sì, una donna che aveva scritto, certo. poi dare il più romantico dei poemi, certo, cioè... certo, infatti questa è una sorta di Frankenstein, solo che i pezzi sono decisamente molto migliori di quelli che costituivano questo mostro, quindi cercavo di tirar fuori qualcosa di buono, poi invece pare che non si riesca comunque. E quindi niente, però mi piaceva questa cosa, a me piace molto, anche durante i libri, qui c'è solo una parte che è stata aggiunta, c'è un capitolo che non c'era nel primo Giù nel delirio, è stata aggiunta da me adesso, quindi è una parte nuova, e dove intervengo pesantemente e parlo con il lettore. E quello che voglio fare dall'inizio, diventando sempre più consapevole, è proprio avere un dialogo continuo con i miei lettori, cioè voglio che il lettore mi conosca, mi riconosca, e non voglio rimanere una voce anonima che parla di qualcosa che gli piace, però come potrebbe essere chiunque altro. Voglio che ci sia un rapporto privilegiato tra me e lui. Sì, questo è molto, molto bello, infatti, questa parte che stai investigando adesso, questo di metterti in prima persona, esporti, cioè in una sorta di autobiografia falsa, naturalmente, però apparentemente sembrerebbe che stai raccontando la tua realtà, ma noi sappiamo che è un'autobiografia, come tutti coloro che poi fanno
le autobiografie romanzate, poi naturalmente sono falsissime. Comunque è molto bello che tu ti vai incontro al lettore in questo modo, proponendoti in prima persona, raccontando i tuoi vizi. È veramente molto interessante, penso anche conturbante per il lettore, molto, penso che turba moltissimo, penso che tu... Vediamo anche il nostro editore che ha avuto il coraggio di pubblicare questa cosa. Diciamo che dopo che ho letto Organi parlavo con Alda solo per telefono, perché non si sa mai, però a parte questo, che purtroppo non è una battuta, infatti adesso non so se avete visto, c'è una persona in intervallo. No, ripeto, io sono molto contento, tutta Addictions, di averlo pubblicato, per quello che dicevo prima, è il libro in assoluto che io abbia letto che più fa capire quanto è inutile la violenza. A me questo basta e avanza, e mi sembra veramente motivo sufficiente e necessario per pubblicare un libro. Poi la speranza è che qualcuno lo legga anche, insomma. Ok, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Dario Argento, al dottor Durani, all'editore. Velocemente. Qualche bravo ragazzo. Non so se c'è abbastanza fila, vabbè, poi non ce l'abbiamo noi. Qualcuno ha qualche curiosità? Conto fino a 5 e poi ce ne andiamo. Ah, sì. Solo una cosa sul titolo, no? Cioè, a me è colpito molto, no, sì, sente. Il titolo è bello. Il titolo ha colpito la signora, e poi io ripeto. Ma no, perché quello mi attrae, le radici del male. Sì. Non so, non l'ho letto, lo devo ancora leggere. Poi questa è le radici del male. Perché scrivendo questo libro è stata proprio una sfida con me stessa. Io volevo riuscire a esplorare tutto il male in tutte le sue forme. Chiaramente non è possibile, però diciamo che qui ce n'è una buona parte. Ci sono perlomeno tutti. Sì, perché ci sono tutti. Esatto, perché sono radici, proprio perché ci sono tutti i sentimenti che originano il male. Quindi è per quello che si chiama le radici di male, perché da questi sentimenti che sono racchiusi qui dentro, magari non c'è tutta la violenza, non c'è tutto il male, però da questi sentimenti che sono qui dentro che si origina tutto il male del mondo, a mio parere. Qualcun altro? Beh, il fatto che sia, naturalmente alcuni diranno, capito il fetto che non so, immagino già quello che molti diranno, i vecchi maestri Agatha Christie e Harley Quinn, non c'è mai violenza gratuita, in genere, certo. Già, è già successo, comunque non si confermano di particolari, se non quello... Esatto, perché privilegiano l'investigazione. Privilegiano l'investigazione, però comunque... fatto del punto di vista dell'assassino, perché è più quel tale romanzo di Agatha Christie, di cui non dico il titolo nel caso nessuno l'avesse già letto, l'io narrante, l'assassino si scopre soltanto alla fine, sì. E allora non dico il titolo, perché quello uno sempre, se no sempre uno rischia di fare un altro delitto, perché c'è sempre la persona che dice, è quello in cui io vado ero a liceo, così sto leggendo quello, dice una compagna però di un'altra sezione, quello dove l'assassino è quello che racconta, quindi in tutto il secondo piano del liceo Giulio Cesare di Corso di Trieste, quindi anche quelli che ancora non l'avevano letto adesso sapevano la soluzione. Allora, il discorso è questo, signora, è che cerchiamo di, siccome i tempi cambiano, cambiano i linguaggi, cerchiamo di stabilire dei nuovi linguaggi, quindi non si può solamente continuare a fare quello che veniva fatto 50, 100, 200 anni fa, tutto qui. Poi io volevo dire una cosa che ha citato la Christie e Harley Quinn. Harley Quinn io penso che sia tra gli scrittori di gialli, ha scritto dei romanzi molto perversi. Sono forse il più, diciamo, quello apparentemente potrebbe essere letto come l'investigazione, ma i due scrittori che si firmavano dietro Harley Quinn erano due persone molto crudeli. Ci sono dei romanzi, ad esempio il romanzo della, vabbè, è inutile che cito i romanzi, di modo sono dei romanzi crudelissimi, e tra noi estimatori del giallo devo dire Harley Quinn era considerato uno dei più interessanti. Molte cose, sì. Sì, merito, sì.
dove quello dove è la linguina e l'altro quello prima da cui è stato tratto il film che è ambientato però in Francia, se non sbaglio. È Antonio Veneziani, lettore di Anna Teodorani. Devo dire un paio di cose. Io purtroppo sono arrivato in ritardo, anche se non sapevo che era una cosa che ho mancato per chiaricare. La seconda cosa è questa: essendo un tuo avventore che mi difendeva fin dall'inizio, mi ricordo, ma all'inizio trovavo che c'era una distanza che finalmente negli ultimi libri è stata abbandonata. Allora, io trovo che lo scrittore odierno deve essere dentro al libro, perché la realtà ci sfugge sempre di più e la ricerca dello scrittore come dell'artista, io condivido quello che diceva Dario Argento quando diceva che il cinema ha molte meno possibilità della letteratura. È anche vero che oggi si vuole fare letteratura vendibile, cioè lavorare col grosso editore, bisogna venire a dei compromessi assolutamente insopportabili, perché tu decidi la trama del tuo libro, l'editore insieme all'editor te la fa scrivere, poi dopo con 250 sedute il libro è diventato una cosa probabilmente molto leggibile, ma decisamente spesso poco. Ecco perché anche i grandissimi scrittori di oggi pubblicano con editori piccoli o medi. Cioè io penso, e non lo dico solo per amicizia, ma lei sa che è vero, che lo dico pubblicamente nelle mie recensioni, cada per due anni. Se in Italia non ci fosse bisognerebbe inventarlo, cioè nel senso che è una che ha una crudeltà e soprattutto una poesia, perché poi alla fine dobbiamo dire anche questo, cioè non è che c'è solo crudeltà, non è che c'è solo violenza, c'è anche della poesia, perché altrimenti i suoi libri sarebbero delle orrende fotografie che ci vediamo tutti i giorni in televisione e non ci facciamo più. Sono anche storie d'amore. Sì, e questa è la cosa reale, perché sono storie d'amore o sono storie di amori non riusciti, storie di grandi amori abortiti per quotidianità o per esteriorità o per insopportazione. Questa è la grandezza. Io ad esempio mi riferisco soprattutto all'ultimo libro che consiglio davvero di leggere, perché è la creazione del suo uomo ideale, ma di ciascun uomo ideale e forse anche il contrario di ciascuna donna ideale, perché poi in realtà Alda Teodorani, come tutti noi, non è una gabbietta, ma è una pietra con 2500 o forse 50.000 stati. Io credo davvero che Alda sia riuscita, e mi auguro di continuare così, perché non si finisce mai di andare avanti. Magari sul, ecco, io vorrei che scrivessi un libro sulla televisione e sull'orrore della televisione, perché è la cosa più oscena che ci sia in questo momento. Sicuramente. Devo dire che ultimamente veramente ho degli attacchi di ansia e di panico quando vedo la TV. Allora, scrivi, tanto io non sono capace, io scrivo altre cose. Facciamo questo fatto, io ti do altre cose, ti scrivo una cosa e tu mi scrivi. Prima o poi ce la faremo. Va bene. Grazie.
No, no, che poi succeda sì, è vero. Allora, la signora chiedeva se il mio fine era quello di schifare alla violenza il lettore, se ho ben capito. No, non era questo, però in realtà era sicuramente un grimaldello, cioè era un modo per mostrare tanti lati della realtà che altrimenti sarebbero passati sotto silenzio. Era più denuncia che motivazione psicologica, che poi alla fine ottenga questo effetto sicuramente lo farà, però non era il mio scopo principale. Lei ritiene che la denuncia debba essere detta per arrivare alla denuncia, bisogna arrivarci attraverso la descrizione delle immagini violente? Sì, sì, personalmente sì, l'ho fatto, continuerò a farlo. Personalmente sì, perché comunque io credo che si debba generare un'emozione e l'emozione si genera in questa maniera. Io sì. A proposito di questo, scusi se dico no, qualche cosa. No, purtroppo dobbiamo proprio chiudere. Scusate, scusate. Ci ha fatto una grande cortesia Dario Argento essere qui questa sera. Quindi io mi tocca, ripeto, ero preso appunto per dire che il libro è in vendita là in fondo. Ringrazio tutti di aver partecipato, ovviamente grazie a Dario Argento.